Ciao a tutti e benvenuti ad una nuovissima puntata dopo un bel po' di tempo del mio canale, il Mellofnista. Siccome, come ho detto, non ho ben delineato di cosa parlare nei miei video, oggi il titolo l'avete letto: Odio i vegani, vi può chiarire tutto. Una premessa prima di iniziare: sto ancora pensando a cosa trattare in esclusiva nel mio canale con piccoli, a parte piccole puntate che. C'ho un'idea, quindi chi lo sa, forse tra un pochino inizierò, è forse una buona idea per acquistare consensi e visualizzazioni. Spero che quelli che seguono fumetti seguiranno comunque le altre cose di cui parlo, perché mi sono reso conto che comunque parlo soltanto di quello e non volevo farlo. E va bene, va bene, va bene. Volevo oggi, appunto, come avete detto dal titolo, parlare dei vegani. Perché odio i vegani? Io non è che odio i vegani o i vegetariani. Vabbè, i vegetariani lasciamo stare in questi. Perché odio i vegani? Perché è il titolo, più che altro. Allora, io non è che li odio. Però, naturalmente, è un titolo per acchiappare un po' di voi che starete guardando sicuramente. Già state scrivendo senza finire neanche di sentire quello che ho da dire. Ma tu sei un coglione, perché odio i vegani? Allora, non è che li odio. Conosco ragazzi, bravissimi ragazzi, sono vegani, che hanno dei comportamenti che ogni tanto mi infastidiscono quando cercano di importi la loro idea, come se fosse una religione. Cioè, è sempre per quel principio, io la penso così, tu come la fai a pensare in un altro modo, ti devo convincere. Ma perché non è che mi sono svegliato stamattina e ho detto, mo faccio contro i vegani così, è che un po' di tempo fa mi era capitato di vedere un cartello pubblicato da un ragazzo su Facebook che parlava del movimento vegano. In questo cartello c'erano scritte tante cose, ma le cose che mi hanno più colpito è che i vegani contribuiscono alla pace del mondo mentre i carnivori no, i vegani contribuiscono da sfamare il mondo mentre gli onnivori, quindi noi, non lo facciamo, e che gli animali sono maltrattati e quindi noi carnivori odiamo gli animali. Allora, io, prima di iniziare tutta la discussione, c'è da spiegare una cosa. Chi sono i vegani? I vegani sono quelli che si nutrono, che non si nutrono né di carne né di alimenti provenienti da esso, quindi no carne, no pesce, no uova, no latte, eccetera, eccetera. E tutti quegli alimenti che lo contengono. Qualcuno che ha una posizione più moderata è vegano per salutismo, nel senso lui ritiene che chi fa una dieta del genere ritiene che questa dieta sia più salutare rispetto a quella di mangiare carne, mangiare uova, mangiare latte, e quindi lo fa per questo. Naturalmente io non sono un dietologo, non entro nella questione, dico che però piuttosto che pensare se sia così o meno, chiedere a qualcuno che ne sa. Sia più intelligente piuttosto che dire, ma io mi sono informato un pochino su internet, ho letto che non è così, perché comunque nella dieta vegana mancano tantissime cose, tipo il ferro, alcuni tipi di vitamine che i vegani possono introdurre soltanto con verdure rinforzate di vitamine, eccetera, eccetera, ma non è questo il punto. Comunque sono scelte e va bene così. È anche una posizione moderata, nel senso, quando si discute, magari sta uscendo fuori il fatto che tu non mangi la carne, allora dici, ma io la penso così, e sono posizioni moderate che vanno benissimo perché ognuno è libero di scegliere. Però quando il veganismo, chiamiamolo così, diventa una guerra santa e vengono pubblicate su bacheche, quindi mentre io giro e leggo il manifesto vegano con tutte quelle stronzate, poi mi rigirano le balls e quindi poi discuto sia sulla pubblicazione e adesso faccio un video su YouTube. Questi vegani, come dice Anthony Bourdain, un personaggio televisivo che magari conoscete, sono gli Hezbollah del cibo, sono gli estremisti, come gli estremisti islamici, però nel campo culinario. Cioè loro fanno una guerra santa affinché tutti la pensano in quel modo, e chi non la pensa come loro deve essere deve essere condannato. Questa è una cosa che dà fastidio, perché se io sto mangiando carne e tu vieni lì e mi dici, ma perché tu contribuisci alla guerra nel mondo e tutte queste cose, non va bene, non va bene. Se ne può discutere se c'è un argomento, ma fare una guerra santa, cioè usufruire di ogni momento per portare avanti le tue idee, che sono giuste secondo te, ma secondo me no, è veramente è come essere un estremista religioso. Uguale, uguale, uguale. Ma io volevo commentare alcune cose che c'era in questo cartello, che poi non so se su internet, poi vediamo se lo trovo e lo metto qui, comparirà tipo momento, tac. Ok,
Che cosa dice? Allora, noi, dice, noi vegani contribuiamo alla pace nel mondo mentre i carnivori no. Allora, io non ho capito bene il giro logico che accade, per il quale io contribuisco alla guerra e i vegani no. Ho provato a spiegarmi in questo modo, nel senso, forse perché se si mangia la carne, allora c'è bisogno di conquistare, non lo so, veramente, non lo capisco, è una stupidaggine enorme, però... faccio un passo indietro. Allora, se tutti, ho fatto una riflessione, se tutti quanti fossimo vegani, e quindi i vegani riuscirebbero nel loro intento di conquistare la terra, dovremmo nutrirci tutti quanti di verdure, cereali o comunque alimenti che non provengono da animali e non da animali. Bene. Mi chiedo, come farebbero 6 miliardi di persone a nutrirsi semplicemente con colture di cereali, di verdure, di frutta, quello che volete? Dovrebbero essere usati sulla Terra degli spazi sterminati, sterminati, soltanto per mangiare, per dar da mangiare alla popolazione che dovrebbe nutrirsi, pranzo, colazione, cena, in qualsiasi momento, soltanto di vegetali, verdure, eccetera, eccetera. Ragazzi, è una cosa assurda. Lì forse uscirebbe una guerra, perché chi non ha a disposizione questi spazi dovrebbe partire alla conquista per... Mettiamo conto l'America. Cioè, in America, ok, ci sono degli spazi adatti a coltivare ortaggi, verdure, eccetera, eccetera, California, il mais, tutte queste cose, ma è talmente tanto grande che avrebbe bisogno di spazio. L'America, per dire, ma in un ipotetico scenario, ma potrei dire pure una cazzata enorme, potrebbe fare la guerra per quello, sì. Invece adesso che c'è una cultura varia di quello che si mangia in America, hamburger, la carne, quindi tutto quanto, naturalmente non c'è bisogno, perché ogni spazio, ogni stato americano, ogni zona dell'America ha delle caratteristiche per creare un tipo di alimento diverso e quindi riesce a dar da mangiare tutta la popolazione anche grazie agli allevamenti intensivi. Questa cosa degli allevamenti intensivi, cioè nel senso che io non mangio per rispetto dell'animale, dico, se tu hai la sensibilità va bene, però penso che non ha senso non andare a cercare, ad esempio, dei contadini, se, per chi ha l'opportunità di andare a cercare dei contadini, da allevatori, comunque, di andare a guardare gli allevanti e dire, ah, guarda questi animali come sono trattati, ok, me la mangio. Invece non c'è questo sforzo, perché comunque è un'ideologia troppo forte, come a volte quelle religiose, che non ti spinge alla ricerca, dice solo io la penso così, punto. Io non sono neanche contrario al... Allora, capisco che gli animali sono trattati certe volte veramente in modo pessimo, però ne riconosco anche la necessità, nel senso, se non fosse per gli allevamenti intensivi, se guardate alcuni film americani, potete vedere gli allevamenti di vacche, eccetera, eccetera, penso che buona parte della popolazione mondiale non potrebbe mangiare, o buona parte delle popolazioni che usufruiscono degli allevamenti intensivi non potrebbero mangiare. Purtroppo è un sacrificio che si deve fare. Poi qualcuno dice: ma quelle verdure che non mangi tu le danno da mangiare, mettiamo caso il fieno alle mucche, e quindi alla fine potremmo usare quelli, gli spazi adibiti alla creazione di cibo per gli animali per noi. No, non è così, perché gli animali raramente vengono allevati soltanto con il fieno negli allevamenti intensivi. Anzi, spesso vengono dati mangimi per farli crescere più velocemente, grassi, alimenti grassi, ormoni, eccetera, eccetera. Qualcuno dice, ma tu ti vai a mangiare la carne e ormoni? A parte che non è che tutti gli allevamenti fanno queste cose. E comunque io mi è capitato di mangiare un bollo di rosticceria, che sicuramente sarà un pollo bello pompato, un galletto bello pompato, no? Eccetera, eccetera. A parte che è buono e sfizioso, eccetera, eccetera. Non mi sono mai morto. Come tutte le cose, non bisogna esagerare. Nel senso, se si esagera, ovviamente la cosa fa male. Ma anche mangiare soltanto pomodori per 10 giorni o soltanto arance per 10 giorni, sicuramente, beh, non fa. E comunque, passato a questo punto... che cosa c'era da dire? Contribuiamo alle guerre, vabbè, quella là, alla fame nel mondo. Come ha spiegato, secondo me, la fame nel mondo la produrrebbe l'allevamento. Quindi, cari vegani, quando dovete dire le vostre, esporre le vostre idee, cercate di essere un pochino più moderati, perché siete veramente, 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 veramente fastidiosi con le vostre teorie senza una base logica, manco scientifica, logica. E quindi, niente, chiudo il video con una citazione di Anthony Bourdain, autore di libri e programmi televisivi sulla cucina.
il mio corpo in parco giochi e io intendo pagare il biglietto. Ciao a tutti.